gran bel gol, nel finale non è bastato però per arrivare a conquistare dei punti. La cosa buona però dell'Eagles è che fino alla fine ha tenuto testa alla buona onda. Sì, purtroppo stiamo migliorando passo passo. A inizio anno perdevamo proprio la bussola del gioco durante gran largo del tempo. Adesso buttiamo un po' troppe volte il primo tempo con degli errori e poi cominciamo la rimonta al secondo tempo. Purtroppo non ci riusciamo, bisogna migliorare un po' l'approccio e sbagliare di meno per poter arrivare al secondo tempo a giocarcela alla pari. Gli aspetti positivi che invece hai visto oggi quali sono? Come al solito ci perdiamo il primo tempo, rientriamo negli spogliatoi e rientriamo e siamo tutta un'altra squadra, combattiva, con grinta, creiamo più occasioni. E il buono è questo, dobbiamo un po' entrare in partita prima perché non possiamo buttare sempre i primi tempi. Tutto qui. Una bella vittoria nel derby, ottimo primo tempo, poi nella ripresa c'è stato il ritorno dell'Eagles Aprilia. Cosa non ha funzionato nel secondo tempo? Sono usciti fuori, sono molto bravi a fare il portiere di movimento, senza dubbio. Alla fine ci hanno messo un po' in difficoltà e tutto sommato ce la siamo portata a casa, sempre in derby, era importante vincere prima delle feste e ci siamo riusciti. Cosa significa questo successo anche per la classifica? Adesso siamo, diciamo, nella parte alta della classifica, ci teniamo a rimanerci, speriamo bene, adesso tutti per il Natale e poi speriamo bene. Come si festeggia il successo nel derby stasera? Con lo spumante dentro i spogliatoi.